Va in scena la 17ª giornata del girone B del campionato di Primavera 3 e l'Avellino di mister Raffaele Biancolino sfida oggi il Gubbio. Parte il cross, c'è un colpo di testa, si continua a giocare, non c'è fallo secondo l'arbitro, poi il destro che finisce in porta per il vantaggio del Gubbio con Paciotti, dovrebbe essere, sì, numero 7, un grandissimo gol da parte di Paciotti, il minuto 42, è riuscito a calciare cadendo, mandando il pallone all'incrocio dei pali dove Mele non poteva arrivarci. 1-0 al Partenio Lombardi, Gubbio in vantaggio. È cominciato il secondo tempo. Calcio d'angolo intanto di Martino, la mette nel mezzo, Pedro di testa, il salvataggio praticamente sulla linea da parte di Pauselli, poi Longobardi, la palla finisce di pochissimo fuori. La tiene Regni, cross nel mezzo, la palla passa, tre piedi e c'è il gol del Gubbio che fa 2-0 con tre piedi, la dormita della difesa biancoverde, e al minuto 17 il Gubbio si porta sul 2-0. 3 contro 2, adesso 2 contro 2 perché Longobardi non ce la fa. Simeone va a puntare balestriere, Simeone lo salta, Simeone col destro e sbaglia clamorosamente il piazzato. Longobardi, ora De Pasquale, si accentra, De Pasquale, palla sul destro, De Pasquale va col tiro alto, sopra la traversa, ci ha provato Dylan De Pasquale. Gianpietro Di Martino, parte il cross in aria, di testa, c'è il gol di Falco, con l'Avellino che accorcia le distanze al minuto 23, il gol di Angelo Falco, un bel colpo di testa con un bel cross di Di Martino, che come è andato ad affondare, è riuscito a fare male. Regni, il cross, esce Mele così così e poi c'è il salvataggio praticamente di Musto sulla linea. Non è finita perché il Gubbio attacca ancora. De Pasquale accelera, De Pasquale la mette nel mezzo, attenzione dove c'è il Matador, Salvatore Fusco non può sbagliare e non sbaglia, pareggio dell'Avellino al 26esimo con l'assist di De Pasquale. Non ha sbagliato, col piattone destro il Matador Sasa Fusco, 2-2 al Partenio Lombardi. E dunque l'Avellino ci riesce ad acciuffare questa partita e addirittura ci sarebbe il tempo di ribaltarla perché siamo praticamente al 27esimo. Di Martino viene nel campo, allora Lusciano, testa alta, c'è Longobardi che va da Musto, la mette giù Musto, palla dentro, 1-2 buono con Falco, attenzione all'Avellino con Musto che la può mettere, lo fa, morbida nel mezzo! Proprio lui, Dylan De Pasquale, rimonta completata dell'Avellino al Partenio Lombardi, incredibile quello che è successo. Al 29esimo cambia nuovamente il punteggio, 3-2 per l'Avellino, una bellissima azione con un'ottima sponda di Falco per Musto che l'ha messa morbidissima, è arrivato De Pasquale più in alto di tutti, primo gol con la maglia dell'Avellino per il numero 10 che aggiunge il gol anche all'assist fornito poco fa. Simeone, cross lungo, colpo di testa e poi c'è un salvataggio clamoroso di De Pasquale sulla linea di porta e occhio perché l'Avellino può distendersi in contropiede, attenzione 4 contro 2, Falco per Longobardi, Longobardi la parata di Andreoli, tutto clamoroso. Paciotti fino in fondo, Paciotti, la palla per Simeone in aria, occhio a Simeone, prova la giocata, anche scivolata e poi c'è il tiro, il salvataggio praticamente di Di Paola. Mersala, il lancio dove c'è Simeone che lascia scorrere per tre piedi in aria, tre piedi col destro, deviato ancora da Gianpietro. Ancora Bita, palla sul sinistro. Occhio adesso il Gubbio, c'è un cross nel mezzo, Mele la tiene lì e poi Simeone e c'è il gol del Gubbio che pareggia. Il gol del Gubbio che pareggia con Simeone al 48esimo e 10 secondi. Non c'è più tempo, al 49esimo esatto l'arbitro
fa tre fischi e manda tutti negli spogliatoi, finisce 3-3.